Lo scarto di questi due padiglioni l'ho realizzato nel manicomio di Collegno nel 2016. Storia estremamente forte. Questa immagine rappresenta due differenti padiglioni del manicomio di Collegno con un diverso stile architettonico. In origine questi due padiglioni erano divisi da un muro. Il motivo è molto semplice. Quello di sinistra era un padiglione per i poveri, mentre quello di destra lo era per i ricchi. Quella che ti voglio raccontare non è soltanto una storia di classismo dove un muro separa i pazienti poveri dai pazienti ricchi. Voglio raccontarti qualcosa di più, perché quel padiglione di sinistra, il padiglione 21, ha una storia ancora più forte. Come scritto nel libro di Gustavo Gamma, Una rivolta in manicomio, pubblicato nel 1996, nel padiglione 21, in una sola notte, nel luglio del 1912, è scoppiata una rivolta. Pazienti contro infermieri. Alcuni pazienti riuscirono a prendere una pistola che gli infermieri tenevano nascosta. Ne catturarono alcuni e li portarono sul tetto perché alla base di questa protesta c'era una richiesta di amnistia e di migliori condizioni di vita. La cosa molto inquietante è che nel padiglione 21 stavano i pazzi criminali. Ma qualcosa di stupendo è successo in questa storia. I pazienti che hanno sequestrato gli infermieri non hanno liberato gli agitati, i pazienti più complessi. Questo è un dettaglio non banale. Perché il paziente, rinchiuso in un manicomio criminale, mette in pratica una rivolta di base violenta, ma non tanto violenta da creare veramente qualcosa di pericoloso e dannoso, come se loro stessi sapessero che la violenza non fosse stata la soluzione per questo tipo di problema e che magari la violenza ne avrebbe creati di altri di maggior grandezza. Messaggio fortissimo porta la storia del padiglione 21, che tutte quelle persone che sono nascoste dietro le mura del manicomio hanno dentro di sé un grande senso di umanità e che spesso lottano per le nostre stesse cause.